Dopo la patch sentite che avete bisogno di provare un nuovo modulo, delle nuove tattiche, delle nuove istruzioni. Siete nel posto giusto. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un modulo che mi avete richiesto veramente in tantissimi, ovvero il 4-3-2-1. Quello che è stato un po' il dominatore del meta degli ultimi anni e che quest'anno sembrerebbe aver perso un po' terreno per via di questo pressing smodato che fa la CPU in mezzo al campo, ma comunque se impostato nella maniera corretta e giocato nella maniera corretta è un modulo che comunque ci dà la possibilità di toglierci qualche sfizio e che ci permette di poter arrivare con tanti uomini in zona offensiva. Prima di andare a vedere però bene nel dettaglio come funziona questo schema, ci tengo a porre una precisazione su una questione, ovvero quando vi porto un nuovo modulo qui sul canale, non è perché tutti quelli che vi ho portato in precedenza non funzionano più per qualche strano motivo, assolutamente, è semplicemente per portarvi quanta più varietà possibile, perché più moduli sapete utilizzare, avete nel vostro arsenale, maggiore poi è la vostra resa all'interno delle partite, perché magari quando utilizzate una formazione e vedete che questa non funziona, avete la facoltà di poter cambiare. Se invece vi imparate solo una formazione e siete monotematici, rischiate di andare in difficoltà. Quindi tutti quelli che sono usciti fino ad ora, 4-4-2, 4-5-1, il 4-4-1-1, il rombo eccetera, sono tuttora utilizzabilissimi. Questo è solo un modulo che si aggiunge all'elenco di quelli che già vi ho portato. Ma detto questo, andiamo subito a vedere di che si tratta. Analizziamo al solito lo schieramento dei nostri giocatori e quali sono le caratteristiche richieste per poter utilizzare appunto questo modulo alla perfezione. Partiamo come sempre dai terzini. Terzini che in questo caso saranno praticamente il motore pulsante della nostra formazione. Per quale motivo? Proprio perché vi dicevo che questa è una formazione che di solito tende ad andare per vie centrali, proprio l'attirare l'uomo sul centro va a liberare poi la corsia esterna. Non per l'esterno, che ovviamente non è previsto da questo modulo, ma proprio per il terzino, che in fase offensiva diventa fisso il nostro uomo in più. Per cui è necessario avere due giocatori che abbiano un ottimo work rate per fare entrambe le fasi, una bella gamba, un bel passo e soprattutto sappiano trattare il pallone, almeno per quanto riguarda i passaggi, per poi servire i giocatori che si vanno a liberare all'interno dell'area di rigore. Difensori centrali, solita coppia di uno con il gioco d'anticipo e uno con il blocco, anche se qui Militao vedete che non ce l'ha il gioco d'anticipo, però in realtà è un giocatore stile Varane, quindi si comporta molto bene anche se non ha quel playstyle lì. Poi abbiamo i nostri tre centrocampisti, che devono essere una coppia abbastanza variegata. Perché? Il giocatore centrale, quindi diciamo il CDC, deve essere uno prettamente difensivo, che quindi si fa il suo compitino, ci dà una mano alla fase difensiva e comunque se c'è anche dei discreti passaggi non lo andiamo a buttare. Gli altri due giocatori, ovvero le mezze ali, possono essere o due centrocampisti che però insomma sanno fare bene entrambe le fasi, o un centrocampista appunto box to box e una mezzala anche offensiva, quindi un esterno che noi andiamo ad adattare, oppure vi ripeto anche un altro un po' più difensivo e un altro più offensivo, in maniera tale da avere un po' più di copertura. Ma comunque se lo andate a strutturare come in questo caso con uno difensivo, una sorta di mezzo attaccante e un centrocampista più completo, andate una crema. Per quanto riguarda invece sui tre giocatori offensivi, praticamente le caratteristiche sono le medesime, sono giocatori veloci che sanno calciare con entrambi i piedi, sanno skillare, io ci aggiungerei anche che ci avete bisogno di almeno uno che c'ha il tiro a giro come playstyle plus, perché avete sicuramente notato che al momento è uno di quelli più rotti sul gioco. Quindi questo per quanto riguarda la scelta dei nostri uomini. Ma andiamo a vedere adesso le tattiche, che ovviamente sono la cosa che vi interessa maggiormente. Allora, per quanto riguarda lo stile di difesa, andiamo ad utilizzare un'ampiezza di 32. Per quale motivo? Il 4-3-2-1, come vi dicevo, è un modulo bello stretto e quindi per serrare ancora ulteriormente i ranghi e far sì che si riducano le distanze tra gli spazi e cercare di sfruttare dunque un po' più la CPU, cerchiamo di stringere con un 32.
Per quanto riguarda invece la profondità, andiamo ad utilizzare un parametro che è 57, che quindi è una via di mezzo praticamente tra il 45, che ci permette di poter avere il pressing asfissiante automatico, e il famigerato 71, che invece fa salire la linea difensiva. Per cui ci posizioniamo più o meno a metà, e con questa profondità qua abbiamo un assetto che non è né troppo conservativo né troppo aggressivo. Per la costruzione della manovra utilizziamo equilibrato, mentre per la creazione delle occasioni passaggi diretti. L'ampiezza anche in questo caso deve essere davanti di 32, per cercare di stringere e favorire quegli scambi rapidi tra i nostri giocatori, soprattutto quelli davanti, e poi anche andare a favorire dunque la libertà del terzino, che andando appunto a sfruttare questa densità che fanno i nostri giocatori in mezzo al campo, ci avrà la corsia esterna libera per fare superiorità numerica. Giocatori in area 7, proprio per quello che vi dicevo prima, perché vogliamo far sì che i giocatori tendano ad aggredire l'area di rigore quanto più possibile. Angoli 3 per il cross sul secondo palo e punizioni 2/1, insomma, per evitare di prendere contropiedi. Veniamo alle istruzioni, anche qua parte delicatissima di questa formazione. Per quanto riguarda il portiere, gli andiamo a mettere uscite sui cross e portiere fuori dai pali, sempre per evitare che magari ci vadano a fare qualche cross indesiderato, soprattutto il German cross. I difensori centrali li lasciamo predefiniti. Quello che però cambia è per quello che riguarda i terzini, ovvero quello di destra, ovvero il più difensivo, lo lasciamo libero e mettiamo sovrapponiti, quindi senza restare in attacco, diciamo che siamo noi a gestirne quella che è la frequenza di inserimento. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, utilizziamo sovrapponiti e partecipa all'attacco, vuol dire che lui, anzi in questo caso lei, andrà a mietere la sua fascia e attaccherà ogni volta che noi cercheremo di fare un'azione offensiva, proprio perché vi dicevo ci servirà per avere l'uomo in più. Per quanto riguarda il nostro CDC, resta di un attacco e copertura al centro. Per le due mezzali, mi raccomando, è importantissima la impostazione tra copri al centro e copri fascia, perché noi questo 4-3-2-1 lo trasformiamo in un 4-4-2 in fase di non possesso. Come? Al centrocampista di destra mettiamo attacco equilibrato e copri al centro, a quello di sinistra attacco equilibrato e copri sulle fasce, di modo che qui andremo a comporre una linea di due centrocampisti al centro con il nostro centrocampista di sinistra che si allarga diventando quasi un esterno, e vi verrà naturale a questo punto capire che il nostro attaccante di destra rientrerà in difesa andando a comporre la nostra linea di centrocampo a 4. E vi ripeto, solo rientra in difesa per quanto riguarda l'attaccante laterale destro, così come l'attaccante laterale sinistro. Vi aspettavate di trovarlo uguale, invece no, perché tanto Alexia Putellas, ovvero il nostro centrocampista di sinistra, è lei che copre la fascia. Quindi il nostro attaccante qui lo lasciamo davanti e lo rifacciamo rimanere centralmente, in maniera tale da fare da riferimento. Stessa sorte toccherà invece all'attaccante centrale, che farà rimani centrale e inserisciti alle spalle, in maniera tale da buttarsi in profondità e cercare di schiacciare la linea difensiva per far sì che si liberano spazi all'interno dell'area di rigore. Quindi mi raccomando, attenzione ad impostare bene questo centrocampo, cercate di solito di far coprire sulle fasce il giocatore che insomma è un po' più dinamico, quindi in questo caso io ho la Putellas che è più veloce di De Bruyne e comunque potrebbe essere tranquillamente anche un esterno con un po' di fantasia. E fate anche attenzione ad impostare bene il terzino, come vi dicevo, quindi quello più difensivo su attacco equilibrato e quello più offensivo su partecipa all'attacco. Ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se stavate aspettando questo modulo, se lo proverete o se lo stavate già utilizzando. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Liberoschi e alla prossima, ciao!